organi che sono fatti per ricevere e sono stati costruiti così, altri che sono fatti per espellere e hanno anche una serie di scene molto molto delicate, non so se è il caso di parlarne radiofonicamente, ma sa che ci sono anche dei problemi di batteri eccetera eccetera che richiedono una grande attenzione nel momento in cui si fanno certe pratiche, onde evitare malattie eccetera eccetera. Allora, voglio dire, benissimo, non c'è problema, nel senso che ognuno ha l'orientamento che vuole, pratica quello che vuole, però nel momento per esempio dell'educazione sessuale nelle scuole ai bambini e alle bambine si deve dare un modello. Io credo che sia normale, corretto e fisiologico ai bambini illustrare che gli organi riproduttivi, l'incontro fra l'uomo e la donna avviene in una determinata maniera, e che implica che non puoi dirgli che è altrettanto naturale. Perché no? Ma scusi, perché non è così in natura. Se lei vedesse due ragazze che si baciano per strada, si tengono per mano e si baciano per strada, direbbe che schifo, oppure finalmente qualcuno si ama? Guardi, o che altro? L'ho detto un milione di volte che ci sono situazioni e situazioni. A lei dà fastidio uno che fa pipì? Dice no, perché uno va in bagno e fa pipì. Ma che c'entra? C'è una cosa sconcia. Se uno invece si mette Giovanardi, ma una cosa sconcia. Giovanardi, ma scusi, ma una cosa sconcia, se una ragazza sta salendo sul treno, l'altra una giù volta si saluta, si chiamava il bon ton. Donna Letizia lo chiamava il bon ton.